Ora, come ultimo step di questa serie di considerazioni che vi ho restituito in ordine sparso, di questo mi scuso, vorrei proporvi di considerare il montaggio, nel modo in cui Godard lo utilizza e Rancière lo legge, come l'unico strumento dato al cinema per assolvere al suo ruolo di testimone di eventi come Auschwitz o anche come il crollo delle Torri Gemelle l'11 settembre 2001. Cerco di spiegarmi meglio, utilizzando proprio uno spunto che mi viene dalla lettura del libro di Marco Di Noi. Un'idea molto forte pervade già le prime pagine dello Sguardo e l'Evento. L'evento dell'attacco alle Twin Towers è divenuto l'evento della trasmissione in tempo reale e in mondovisione di quell'attacco. In questo senso si deve dire, come ha fatto Marco Di Noi, che l'evento si è dissolto nella sua visibilità. Ma in cosa consiste l'eccezionalità dell'evento 11 settembre? Non certamente nella sua messa in immagine, nella sua visibilità. Ogni evento, infatti, richiede di essere raccontato e dunque in qualche modo di diventare immagine. È questa convertibilità dell'evento in immagine, è su questa convertibilità che si fonda la possibilità stessa della storia. Le storie di cinema, dal canto loro, sembrano rivendicare proprio la necessità della messa in immagine dell'evento Auschwitz. Nota la polemica fra Godard e Lanzmann, che molti di voi appunto ricorderanno. Non è quindi questo il punto davvero problematico in un evento come l'attacco alle Torri Gemelle. Credo invece che esso consiste, su questo Marco Di Noi calca più riprese la mano, credo che l'eccezionalità di quell'evento consista piuttosto nella coincidenza temporale, nella simultaneità fra l'accadere dell'evento e la sua messa in immagine. È questa coincidenza, infatti, a porre in questione la consistenza stessa del reale, a esautorare lo scarto sul quale si fonda ogni possibile testimonianza, quella fra l'evento e il suo racconto. La ripresa in tempo reale esclude ogni montaggio e schiaccia l'evento 11 settembre sull'immagine che ne viene restituita immediatamente, nel momento stesso del suo accadere. È il montaggio, per come Godard lo pensa, garantire al contrario il mantenimento, l'apertura di questo scarto, stabilendo anzitutto l'incommensurabilità di un'immagine con quelle che la seguono o la precedono. Nell'intervallo che le divide, c'è la garanzia della testimonianza, nel montaggio la possibilità della storia. L'aveva già detto Benjamin, lo conferma Godard. Bene, di tutto questo e di molto altro ancora dicono le storie di cinema, io però devo interrompermi e lasciare a voi il compito di una lettura davvero ardua. Grazie.